tante parole importanti, fare sintesi, semplificare, condividere, creare unità, su cui avremo modo poi, anche uscendo di qui, di riflettere. E quindi ringrazio per questo intervento, anche appassionato. Do la parola a Paolo Petracca, presidente provinciale delle ACLI di Milano. Il tema del lavoro è un tema importante per la tua realtà e quindi anche dal vostro punto di vista che tipi di approcci avete avuto, pensate di avere, che tipo di realtà incontrate quotidianamente? Ma io provo a non ripetere le cose che condivido che sono state dette da chi mi ha preceduto, perché il tempo è poco. Noi ci occupiamo di lavoro e anche di welfare. Io penso che, visto che questo incontro è uno dei tanti incontri a cui sto partecipando, che io definisco incontri dell'autocoscienza, dell'autocritica, ed è un bene che ci siano. In questa città se ne stanno facendo tanti, non mi pare di vedere la stessa intensità, la stessa consapevolezza in altri luoghi del paese, e paradossalmente qui non siamo ancora morti, non c'è ancora spazzato via la storia. Quindi, come dire, rifletterei anche su questo. Lo dicevo prima con una battuta a Marina Sereni: se il reddito di inclusione fosse stato approvato e finanziato decentemente 4 anni fa, quando 65 organizzazioni, tra cui quella di Massimo, quella di Lusetti e anche la mia, l'avevano presentato con anche i costi, è un programma step by step per farlo, forse qualcosa di meglio sarebbe uscito. Cosa voglio dire con questo? Che, cioè, io non so voi, ma sono 10 anni dall'inizio della grande crisi che siamo tutti consapevoli che le diseguaglianze stanno aumentando, che le vittime della grande crisi e di questa globalizzazione sono i ceti medi impoveriti e popolari dell'Occidente, di cui noi stessi saremo pure classe dirigente, però siamo parte, o se ne siamo usciti, io personalmente non ne sono uscito, comunque da lì veniamo, anche come condizione economica, noi per scelta associativa è così, no? Cioè, vivere la condizione di chi si rappresenta è una regola degli anni 50 e della dottrina sociale della Chiesa a cui noi non abbiamo derogato. E se tu la vivi, ecco, non hai nemmeno troppo il problema di capire cosa pensano gli altri, perché è quello che vivi tu. Se paghi il mutuo, prendi il treno e prendi 2000 euro al mese, fai fatica, non hai risparmi e c'hai 2 figlie, allora poi capisci come stanno le cose. Allora, io penso che c'è un problema gigantesco, che è un problema del fatto che i ceti medi popolari impoveriti dell'Occidente, come dire, si sono vulnerabilizzati perché, come dire, hanno la percezione, condivido e non ripeto quello che diceva Lusetti, di stare peggio dei loro genitori, di non dare bene un futuro ai figli. Dentro questa cosa qui si può essere come noi, quindi credere che bisogna unire chi non se la passa troppo bene, oppure a un certo punto si può essere come ci stanno spiegando i populisti. Il problema vero è che noi in questi 10 anni, in tutta Europa, non abbiamo fatto quasi nulla di efficace per invertire questa tendenza. Quasi nulla di efficace, non voglio giudicare le intenzioni, giudico i fatti. E ho l'impressione che adesso in tutta Europa, se non vogliamo che l'anno prossimo sia l'anno in cui il Parlamento europeo va in mano ai populisti e quindi mettiamo a rischio non solo la nostra situazione, ma anche questa costruzione di cui quanto bene ha fatto, ce ne renderemo conto quando non ce l'avremo più, occorre uno sforzo straordinario. Questo è quello che mi preoccupa di più.
lo diceva Carlo alla fine della sua introduzione, è quello che io non vedo. Cioè, nel passaggio tra la prima e la seconda repubblica, sarà che io e Franco Mirabelli eravamo più giovani e forse avevamo più entusiasmo, però mi sembrava che in quel passaggio lì, cioè, ci fosse talmente la consapevolezza che lì ci stavamo giocando la pelle dell'Italia e anche la nostra, che abbiamo cercato di tirar fuori il meglio. Anche lì abbiamo fatto un sacco di errori, la gioiosa macchina da guerra è stata una roba che... Però al secondo tentativo siamo riusciti a costruire quella cosa che si chiamava Ulivo, che metteva insieme società civile, società politica, andava a prendere la riserva della Repubblica, che in campo democratico si chiamano sindaci, amministratori locali, che invece mi sembra proprio, come dire, cioè io non vedo quel processo che ci vorrebbe per reagire. Io non vorrei, non abbiamo il tempo qui, offrire delle formule, dei contenuti. A me basterebbe un metodo, cioè che si decide di reagire, di aprirsi e di farlo insieme, senza paure, con i talenti che abbiamo adesso, la classe dirigente che abbiamo adesso, senza stare a dire se è peggiore o migliore di quelle del passato, e provare a costruire questo. Qualcuno dovrebbe fare la regia, non l'egemonia, scordiamocela, la regia di questa roba qua, e questo secondo me non può essere che il Partito Democratico, se esce come tutti noi, Carlo l'ha detto, le nostre organizzazioni stanno diventando autoreferenziali, e allora, cioè, questo è perché siamo proprio dei dirigenti scarsissimi o perché ci sono alcune condizioni particolari che molti di noi hanno analizzato? Allora, se non siamo dei dirigenti scarsissimi, il problema non è la nostra organizzazione. Il problema è quell'alleanza che serve per riuscire ad invertire il vento, da una parte, tornare al potere, ma essere credibili quando spiegheremo ai nostri vicini di casa che noi siamo quelli che li faranno stare meglio. Stare meglio vuol dire meno soli, meno fragili, più sicuri e con, come dire, qualche anche riconoscimento economico e meritocratico, per il quale uno, anche in termini, come dire, concreti, ritorna ad avere un po' di speranza verso il futuro, come era stato per le generazioni precedenti. E secondo me queste cose qui bisogna riuscire a mettere in campo, bisogna farlo però velocemente, e bisognerebbe trovare uno sforzo corale, anche un'alleanza di persone. Io non sto parlando qui strettamente per la mia organizzazione, o addirittura se mi aveste chiamato come portavoce del forum del terzo settore vi parlavo in quel modo lì, vi sto parlando come cittadino. Io credo che noi abbiamo il dovere, io dico a partire da dove abbiamo dimostrato di saper lavorare assieme. Io penso che Milano abbia, e l'area metropolitana milanese abbiano, dei problemi giganteschi perché non abbiamo aggredito i problemi delle periferie e della povera gente. Però allo stesso tempo abbiamo fatto delle cose importanti, cresce l'economia, sappiamo lavorare insieme, sappiamo fare sistema. Allora, noi abbiamo, come dire, viviamo, e torno chiudendo l'intervento all'inizio dell'intervento medesimo, delle luci e delle ombre che ci permettono di non essere completamente pessimisti noi sul nostro destino, perché guardate, in giro per l'Italia io parlo con dirigenti associativi e con amministratori locali che stanno perdendo la speranza loro, e quindi se anche chi può ricostruire perde la speranza è un casino. Noi qui non siamo ancora in quella condizione lì.
Però occorre, primo, smettere di fare tutte queste celebrazioni che facciamo. Io e Massimo ci mettiamo sempre del nostro, ogni volta quando parli del modello Milano, dicevo, sì sì, modello Milano va bene, però le diseguaglianze sono cresciute, il mercato del lavoro si è precarizzato, cioè ci tocca fare questo, che non vuol dire negare le cose importanti che si fanno e che ci sono, lo sviluppo, gli investimenti, la capacità di accogliere di questa città. Tutte vere, eravamo insieme, eravamo in due tavoli diversi, in due spezzoni diversi, a fare ricetta Milano sabato, ma non è quello il tema. Il tema è che, dal mio punto di vista, bisognerebbe ripartire da Milano, dall'area metropolitana milanese, dalle persone che nelle organizzazioni hanno lavorato, dai sindaci, e provare a dare un contributo nazionale, perché qui stiamo parlando con uno sguardo ampio. Però io dico anche, abbiamo 2 anni di tempo a far sì che le cose che nelle periferie stiamo mettendo in campo non siano così scoordinate e così sgangherate così come sono adesso, ma che facciano arrivare non solo i soldi stanziati nei bilanci, ma far star meglio le persone del Giambellino piuttosto che di Ponte Lambro. E questo vale per il quartiere satellite di Pioltello o quant'altro, per evitare di perdere il governo di queste amministrazioni, che vuol dire evitare di essere noi la classe dirigente. Ripartire da questa cosa qui, dalla nostra responsabilità. Mi scuso per Rusetti, che lui ha una responsabilità nazionale, ma insomma parlo un po' per questa piazza qui. Abbiamo bisogno di ripartire da queste cose qui, aggredendole, guardandoci un po' nelle palle degli occhi, smettendola di fare un po' di fumo e troppi riti, e provare a vedere se davvero noi possiamo, occupandoci del nostro territorio, che non è un territorio povero di risorse, è un territorio molto diseguale, quindi fare quello che dovrebbe fare, perdonatemi, ormai ho quasi 50 anni e alcune cose non le so più dire in modo diplomatico. Quando ero piccolo c'era un libretto piccolissimo che leggevano tutti, che si chiamava La diseguaglianza, no, Destra e Sinistra si chiamava, di Norberto Bobbio, chiedevano a Bobbio qual è la differenza tra destra e sinistra, e lui diceva, è molto semplice, la sinistra si occupa dell'uguaglianza, la stella polare dei 150 anni della storia della sinistra europea è ci siamo occupati dell'uguaglianza. Io penso che noi poi Milano è una grande cosa complessa, non tutti devono pensarla come noi siamo quelli che si devono occupare dell'uguaglianza. È una cosa così difficile? Io penso di no. Dobbiamo però farlo sapendo che questo non è un tempo ordinario. Poi, se volete, siccome bisogna chiudere con un po' di speranza, sappiate che tutti quelli che hanno governato in Europa negli ultimi 15 anni, basta che ci pensate, lo sapete, non hanno mai vinto le elezioni. Fossero di destra o di sinistra, i populisti non li avevamo ancora visti al governo. Quindi, se non succedono cose pericolose, cioè crolli della democrazia in quanto tale, e nell'est Europa guardate che questo sta accadendo davvero, e prima è l'Austria, poi siamo arrivati noi, abbiamo aperto nell'ex Europa occidentale degli scenari che non sappiamo come sono, però io non penso che siano a rischio le istituzioni. E penso che anche questo tempo, che per noi è durissimo, passerà, perché anche gli altri fanno degli errori clamorosi, non solo noi. Però io penso che noi abbiamo il dovere di costruire una società più giusta, molto semplice. Bisogna farlo con tutti quelli che possono e per quelli che stanno peggio. Se ci rimettiamo dentro questo sentiero qui, ho l'impressione che di medio e lungo periodo ce la facciamo. Se ci corriamo dietro ai sondaggi, ai social, alle forme di comunicazione, queste robe qui, senza un progetto di società e dei contenuti, non ce la facciamo. Tutti questi altri cose qui servono. Chiudo dicendo l'ultima cosa, che so che suonerà vecchissima. Quando ero al liceo, il Partito Comunista fece
una grande assemblea sul futuro. E Enrico Berlinguer, chiudendo quell'assemblea sul futuro, quindi sulla futurologia, su quello che sarà domani, e si parlava delle forme di democrazia diretta grazie alle tecnologie, 1983, era il professor Vacca che coordinava questa cosa qui, poi Mirabelli se lo ricorderà meglio di me, Berlinguer disse: io sono convinto che le tecnologie saranno un modo per continuare a promuovere il dibattito tra le persone. Non so se bene o male, se così. Però credo che mai si riusciranno a formare le coscienze senza un confronto tra le persone. Io non penso che questo sia un pezzo di antiquariato, questa affermazione. Quindi penso che noi dobbiamo fare quel lavoro lì, che se abbandoneremo il territorio, come già in parte l'abbiamo abbandonato, faremo un errore colossale. Certo, non possiamo stare con gli armamentari e le analisi malfatte e datate, magari anche da parte nostra superficiali e sloganistiche, ma per il resto abbiamo solo il dovere di provarci. E per cui ringrazio per l'invito e per questo dibattito di stasera. Grazie anche per la durezza di alcune affermazioni che io condivido rispetto alla questione Milano. Milano deve avere una visione, ma deve stare davvero con i piedi per terra e riuscire a risolvere i problemi della quotidianità di ciascuno di noi. Prima di dare la parola a Sereni per la sua riflessione e anche per la conclusione del nostro pomeriggio, volevo dare la parola ai rappresentanti dei disoccupati che sono venuti qui a questo incontro, e quindi penso sia giusto, insomma, avere la loro opinione e la loro riflessione. Vi ringrazio e sono davvero contento che ci date qualche minuto, perché visto che vi interrogate su cosa è successo e che cosa, insomma, quali sono stati i problemi per cui c'è stato questo cambiamento generale di posizione politica da parte di molte persone, volevo dire che quello che mi sembra ovvio, così cercando di, e che bisogna predisporsi all'ascolto, ma questo non credo che non fosse predisposti prima. Il problema è che era un ascolto senza poi nessuna reale conseguenza pratica. Io mi muovo da molti anni, in precedenza per problemi per i disabili, per le famiglie disabili, per i caregiver. Ho incontrato molte volte la dottoressa Sereni e Borghetti, insomma un po' tutti. E poi più di recente sono stato licenziato dopo 35 anni di Nokia, e quindi le multinazionali gli si permette di fare qualsiasi cosa, e quindi cosa succede? Che si perde, cioè davanti alle richieste più o meno magari formalizzate, più o meno organizzate, si è persa, non so cosa dire, una si è visto che non c'era un interlocutore che voleva porsi davanti ai tuoi problemi. Volevo criticare delle cose, ma solo per il fatto di quello che ho sentito. L'ultimo intervento è stato molto interessante. Perché il REI si è aspettato così tanti anni? Perché prima dare gli 80 euro a già chi ha un reddito ce l'ha? Cioè, è incredibile. Cioè, per le pensioni minime si è pensato in coda, per chi è senza reddito si è pensato in coda, ma la gente non può vivere senza il minimo indispensabile per anni aspettando non so che cosa. Si è pensato a delle soluzioni, immagino tecniche, cioè 80 euro si potevano detrarre dalle tasse, immagino io, che quella persona doveva pagare, per l'altro erano soldi più, quindi era più difficile reperirli, mentre gli altri erano detrazione dalle tasse. Ma questo è un errore gravissimo. Cioè, adesso io non voglio fare
l'esegeta di quegli altri che adesso hanno vinto, però non si può solamente fare conto, solo di conto, bisogna pensare anche ai problemi reali della gente. Quindi anche l'ape sociale e l'ape in generale è stata vista come veramente una grossa fregatura, non una volontà di cambiare le cose, perché se poi tu gli metti tutti quei vincoli, tutte quelle possibili cose, per cui faccio un esempio, io no, ho lavorato da giovanissimo, però sono diplomato, quindi non posso essere un precoce, quindi sono escluso, no, dal quota 41. Però anche chi aveva lavorato 41 è escluso, perché se lavora non può usufruirne. Cioè, se uno è caregiver come me, che è un figlio di disabile, però sono anche disoccupato, perché 41, diciamo, devi avere 41 anni, devi essere anche precoce, ma devi essere disoccupato. Capite che tutti questi vincoli praticamente non ci rientra, cioè alla fine sono situazioni che servono a far vedere che si fa qualcosa, ma di fatto poi anche i numeri lo dicono, poco sono quelli che ne usufruiscono. Quindi in generale credo che l'ascolto deve essere un pochino più un ascolto reale, serio, diciamo, dovuto che si prenda delle responsabilità. Poi ripeto, posso anche capire che i soldi sono una difficoltà, questo. Però se già una persona si sente ascoltata, ma davvero, quando si fanno delle proposte si chiede anche quali sono i problemi. Per esempio noi chiediamo anche una specie di prepensionamento per chi ha almeno più di 55 anni o comunque, perché difficilmente oggi con quella situazione si trova lavoro. Però io mi domando, ma è così vero che ci sono tutti questi costi? Perché lo Stato nazionale risparmia e mantiene la gente al lavoro per chi ce l'ha, ma per chi non ce l'ha dovrei capire. Però quanto i comuni, le regioni investono, pagano, perché se io ho l'affitto non riesco a pagarlo, mi aiutano a pagare l'affitto? Sì, quindi voglio dire, il welfare poi paga parecchi soldi che sono comunque di tutti, quindi anche quando lo Stato risparmia e poi come ultimamente ha fatto, ha girato sulle altre istituzioni, poi ci ritroviamo. Quindi il problema è un po' la serietà, fare qualcosa ma di reale, magari non tantissimo ma di reale, non la sensazione di prendere in giro. L'ultima cosa, anche col sindacato, ci incontriamo noi normalmente lì al sindacato, proprio dalla CGIL, però anche lì abbiamo una difficoltà, devo dire onestamente, perché non essendo lavoratori non ci sentiamo veramente, diciamo, in qualche modo rappresentati dal sindacato. È una cosa che stiamo cercando, abbiamo fatto degli incontri, però abbiamo questa difficoltà di dire, ma noi siamo dei lavoratori, lo siamo stati, lo dovremmo tornare, quindi è solo un transitorio, quindi noi siamo dei lavoratori. Invece no, ci sembra che non abbiamo la dignità del lavoratore. L'ultima cosa, volevo dire, allora, anche quando avete fatto il discorso del cuneo fiscale, 80 euro il primo anno, il secondo anno 40 euro, E poi adesso di recente addirittura non c'è più per gli oltre 55 anni, ma è solo per i giovani. Cioè comprendete che al di là della fregatura nostra, ma un imprenditore è chiaro che non assume, perché se non sa se l'anno dopo ha lo stesso beneficio, e questo è un fatto, no? Questi sono fatti, sono numeri, tu primo anno gli dai 80 euro di sgravio, secondo 40, poi addirittura lo togli solo ai giovani, ma l'imprenditore non è che poi assume per beneficenza. Pensare che gli imprenditori sono dei benefattori è una cosa che non ha senso. L'ultimissima cosa è stato fatto dopo anni e anni e anni, caregiver, ho finito, una legge per i caregiver. Non è stato detto come spendere quei soldi, si è fatto il fondo e questa cosa è rimasta lì, nel limbo. Neanche i decreti attuativi servono, perché non serve nulla. L'ultimissima cosa è stata fatta la legge per le categorie gravose che non dovevano avere l'adeguamento all'aspettativa di vita. Vado a guardare dentro e ci sono le badanti. Ho detto, beh, finalmente per me non scatterà. No, è solo per le badanti. Chi fa il badante, quindi lo stesso mestiere, lo stesso stress, ma non è pagato perché è un familiare, lui si becca 5 mesi di aumento di adeguamento di vita. Cioè, ma io non so, ma quando fate queste cose ci ragionate sopra, mi chiedo, cioè perché il badante sì e il caregiver, che vuol dire badante familiare, quindi fa lo stesso problema, anzi quello lo fa di mestiere, quindi anche pagato, quindi anche delle motivazioni per lavorare, tu lo fai per affetto, però comunque quando c'è la fatica, fai fatica la sera a dormire eccetera, comunque c'è lo stress, la fatica è uguale, magari devi anche lavorare di giorno, eppure
comprendete che quando queste cose, cioè vuol dire che le fate senza ascoltare nemmeno le categorie, oppure ascoltate solo l'aspetto finanziario, dice guarda, ho 10 milioni da investire, cosa posso fare che con 10 milioni faccio questo? Ma non ha senso, dovete fare qualcosa che abbia un senso per chi è destinato da quella legge, non qualcosa di così. Vi ringrazio, avrei molte cose da dire, ma grazie comunque per tutto. Grazie, diamo la parola a Marina Sereni. Si sono toccati svariati temi, anche con l'ultimo intervento temi nazionali, quindi possiamo partire da qui. Sì, molte cose, dibattito molto stimolante. Io ringrazio l'Associazione Democratici per Milano per questa opportunità. Credo che questo sia un tema che davvero il Partito Democratico dovrà affrontare nei prossimi giorni, mesi, a livello nazionale, perché è un po' il cuore di una, prima il presidente Rosetti usava la parola autocritica, di una riflessione critica che di fronte ai risultati elettorali del 4 marzo e anche di fronte alle amministrative di queste settimane non possiamo evitare. Io cercherò di essere sintetica, anche se gli stimoli sono stati davvero tanti, però dobbiamo andare a Voghera, io e Mirabelli, per cui diciamo a un certo punto ce ne dobbiamo comunque andare, quindi cercherò di essere sintetica, mi scuserete se a volte sarò un po' schematica. Prima considerazione: la crisi della rappresentanza politica e sociale, di cui hanno parlato tutti i nostri amici che sono intervenuti, non nasce ora. È una crisi che, se dovessimo datare, dovremmo collocare alla fine delle grandi ideologie del Novecento. Quindi la crisi dei partiti politici e anche la crisi dei corpi intermedi, della capacità di rappresentanza dei corpi intermedi, qui ne sono stati diciamo rappresentati alcuni in maniera molto vivace e interessante, non nasce oggi, non nasce nel PD, non nasce nemmeno nel PD di Renzi, poi io dirò qualcosa del PD degli ultimi anni. Nasce dentro, come dire, ad un grande cambiamento epocale che ha coinvolto tutto il mondo occidentale, che ha corrisposto non solo alla fine delle grandi ideologie del Novecento, ma anche a una spinta individualista molto forte e ad una forte frantumazione sociale. I blocchi sociali a cui noi eravamo abituati a pensare come corpi omogenei che i partiti politici, ma anche le organizzazioni sociali e datoriali rappresentavano, non esistono più da molti anni, da prima della crisi finanziaria e economica che ha colpito il nostro paese e tutto il mondo industrializzato dal 2008 in avanti. Questa crisi quindi era leggibile, visibile anche prima, altrimenti noi non ci spieghiamo come mai, per esempio, i Democratici di Sinistra e la Margherita prima si sono messi insieme nell'Ulivo e poi si sono messi insieme nel Partito Democratico. Cioè noi, quando abbiamo scelto di dare vita ad una nuova formazione politica, avevamo già chiaro in testa che c'era bisogno, in maniera drammatica per alcuni versi, di una nuova piattaforma, di un nuovo pensiero politico che ci consentisse di affrontare i problemi inediti del nuovo secolo, e che avevamo bisogno anche di un nuovo, di una nuova forma, di un nuovo contenitore. Quella scelta, se ci ricordiamo bene, suscitò un grande entusiasmo. I primi mesi, no? Prima mi pare Carlo facesse riferimento alla stagione dell'Ulivo, ma subito dopo la stagione dell'Ulivo e anche dopo un'esperienza faticosa, quella del 2006-2008, l'ultimo governo diciamo Prodi, noi scegliemmo di abbandonare, come dire, i vecchi porti e di andare in mare aperto. Quella scelta prese molto consenso e sollecitò una grande aspettativa. Le primarie per Prodi e poi le primarie per Veltroni, eccetera, ma, e lo dico come dire, si è affievolito via via quella capacità di innovazione, quella ambizione di innovazione, e il partito, ma i partiti tradizionali, io dentro qui ci vedo una crisi che è più larga di noi,
i partiti tradizionali hanno avuto una pigrizia, dei ritardi e una resistenza al cambiamento. Renzi entra lì con la proposta della rottamazione. Renzi arriva esattamente quando si cominciava ad affievolire e a percepire una delusione, una difficoltà verso un partito che era nato con l'ambizione di essere nuovo e che poi però non riusciva ad essere abbastanza nuovo né nelle idee e neanche nelle persone. Quindi io penso che noi dobbiamo partire da qui sapendo che siamo dentro a una crisi più grande di noi. C'è la globalizzazione significa globalizzazione dell'economia, della finanza, della comunicazione, di tutto meno che della politica. Tutto viene deciso su scala globale meno che le scelte della politica, che rimangono ancorate in maniera evidente ad una sovranità nazionale, ad uno strumento, ad una serie di strumentazioni istituzionali, di soggetti politici, eccetera, legati alla dimensione nazionale. Questa contraddizione ci sta esplodendo nelle mani, non la posso toccare oggi perché ce l'abbiamo presente qual è, ci sta esplodendo nelle mani una politica eccessivamente ancorata a una dimensione nazionale, ad una sovranità esclusivamente nazionale di fronte a dei problemi, l'immigrazione, l'ambiente, le nuove tecnologie, eccetera, eccetera, che non possono trovare una soluzione su scala nazionale. Questo è, come dire, il paradosso e anche l'inganno dei sovranisti, perché l'inganno dei sovranisti che ci dicono possiamo risolvere queste cose riprendendoci ciascuno il potere a casa propria è, come dire, evidentemente un inganno, perché non possiamo risolvere nessun problema. Pensate a mettere le regole a internet su scala nazionale, no? Pensate a combattere l'inquinamento su scala nazionale, no? Il riscaldamento globale. Non tocco il tema migrazione perché sembra che sia l'unico, no, ce ne sono molti altri di temi che non hanno soluzione se non su una scala sovranazionale. Quindi siamo dentro quella roba lì, però diciamo oggi parliamo di noi, cerchiamo di vedere i nostri difetti, i nostri deficit. I partiti tradizionali di fronte ad una crisi della rappresentanza politica che nasce alla fine del Novecento resistono al cambiamento e non riescono a dare risposte. Mi permetto di dire che anche nei corpi intermedi c'è una certa sottovalutazione. Alcune cose sono state già dette sia dall'amico della CGIL, dall'amico Lusetti, da Bonini, da Petrarca, io sbaglio sempre con i cognomi per cui li devo rileggere. Io lo dico dal versante di chi ha fatto l'amministratore per molti anni. Noi siamo arrivati a concertare su tutto, io ho fatto l'assessore regionale per molti anni, concertavamo su tutto, alla fine era diventato un rito burocratico. E dentro a quel rito burocratico molte delle posizioni e dei posizionamenti erano sostanzialmente motivate dalla necessità di non cambiare. Bisogna che penso che ognuno deve dirsi le sue, perché giustamente ognuno deve vedere i propri limiti, non possiamo andare ad insegnare a casa degli altri, però dobbiamo anche vedere come mentre i partiti si rinchiudevano in una autoreferenzialità, in una distanza dai propri rappresentati sempre più ampia, anche le organizzazioni di massa, quelle che noi eravamo abituati a pensare come organizzazioni di massa, sia nel mondo sindacale sia nel mondo datoriale, hanno fatto una certa fatica a rappresentare i loro e a perdere, come dire, di vista che cosa stava concretamente accadendo nel mondo delle piccole e medie imprese, per esempio penso al mio territorio, ma anche nel mondo del lavoro. Quali sono stati dopo la crisi del 2008 gli errori aggiuntivi? Perché è evidente che dopo la crisi del 2008 questa distanza è diventata un fossato gigantesco e ha aperto delle autostrade a forze che non hanno esitato a, come dire,
scambiare il tema della rappresentanza con il tema della, della demagogia, cioè non hanno esitato a confrontarsi con il cittadino. Io non so se sia la felpa o meno, però chi ha vinto le elezioni in questa tornata, e c'erano tutti i segnali già da prima, cioè la Lega penetra nelle zone dell'Umbria da diversi anni a questa parte, non è una cosa recente, poi adesso vince e quindi si vede di più, diciamo, no? Quindi, chi ha vinto le ultime elezioni ha millantato di voler risolvere dei problemi, in realtà li sta agitando, ok? Noi però quei problemi li abbiamo snobbati, questo è il punto, lo ha detto Beatrice più volte, l'hanno detto gli altri interlocutori, dalla sicurezza alla precarietà nel lavoro, alla difficoltà a sentirsi inclusi, alla difficoltà a sentirsi capaci di incidere sul proprio futuro, diceva Lusetti prima, quei problemi che quei soggetti sovranisti, populisti hanno colto, noi li abbiamo snobbati dicendo che non erano la priorità. Allora, io penso che noi dobbiamo ripartire da qui. La distanza è diventata enorme perché noi abbiamo sbagliato qualcosa. Che cosa abbiamo sbagliato? Provo a dire tre errori che io considero errori soggettivi nostri, che quindi non sono dentro il calderone della difficoltà delle forze progressiste europee, del Partito del Socialismo Europeo, che sono più nostri. Primo, una lettura ottimista della globalizzazione, una certezza, una certezza mitologica sulla ripresa, perché io sono d'accordo con il compagno che ha parlato poco fa, gli 80 euro partivano da lì, cioè noi eravamo convinti che ci fosse la ripresa alle porte e che fosse necessario mettere dei soldi in tasca ai ceti medi impoveriti, ma mettere dei soldi in tasca ai ceti medi non ha significato aumentare la ripresa, è del tutto evidente, perché questo lo diciamo, come dire, un po' con il senno di poi, perché non è che, no, però lì c'è stato un errore di analisi non banale, non piccolo, e c'è stata un'altra cosa che io, diciamo, leggo anche alla nostra presenza nella società reale, nelle comunità. C'è stata una certa mancanza di sensibilità nei confronti di quelli che adesso si definiscono i perdenti della globalizzazione, no? Le persone che sono state qui ampiamente citate da Bonini, da Lusetti e da Petrarca, cioè quelle aree del disagio, della sofferenza, dell'insicurezza che domandavano prima di tutto vicinanza. Lui ha detto ascolto, ma per essere ascoltati bisogna che vi si conosca, diciamo così, e quindi prima di tutto vicinanza, poi ascolto e possibilmente protezione. Poi ci metto il possibilmente perché noi non possiamo andare a promettere cose che non siamo in grado di fare, ma io sono tra quelli che ha presentato emendamenti sulla lotta alla povertà all'inizio della legislatura passata, quindi quando ancora c'era il governo Letta, per la verità non c'era ancora il governo Renzi, e insomma noi abbiamo aspettato un sacco di tempo prima di mettere quella roba all'ordine del giorno. Poi ci sono state, abbiamo avuto un cambio di governo, un cambio di ministro, tante cose che hanno giocato forse, diciamo, ad allungare, e oggi io sono completamente d'accordo con quello che ho sentito dall'intervento prima di me. Noi dobbiamo fare il monitoraggio di quella roba lì, perché i paletti, come si suol dire, i requisiti rischiano di produrre degli effetti paradossali, quindi dobbiamo vedere, cioè le politiche, i riformisti non sono riformisti solo perché fanno delle cose, come dire, Fassino diceva sempre, il riformismo non è la destra della sinistra, ecco, sono d'accordo, il riformismo non è la destra della sinistra, i riformisti, se sono seri, fanno una cosa e poi vanno a vedere che cosa è successo. E io penso che anche se stiamo all'opposizione, perché oggi noi siamo all'opposizione e dovremo contrastare un governo che probabilmente ce ne farà vedere di tutti i colori,
ma anche dall'opposizione, noi abbiamo la responsabilità di andare a vedere e di correggere, perché alcune scelte sono state fatte, lo dico così, io in Parlamento ci sono stata talmente tanto che ho visto come abbiamo lavorato e abbiamo fatto tantissime cose, l'abbiamo fatto come si dice adesso per mandare dei segnali. Il caregiver fatto in limine mortis, perché penso che l'abbiamo fatto 3 giorni prima che sciogliessimo le camere, vi ricordo quanto si è impegnata Elena Carnevali per farlo, no? Quindi è stato fatto con le migliori intenzioni, ma potrebbe non essere stato fatto bene, e allora bisogna che noi abbiamo la concretezza, diceva Carlo, di leggere quello che abbiamo fatto e di vedere che cosa va corretto, perché anche dall'opposizione noi possiamo giocare un ruolo se smettiamo, lo dico molto, di fare il controcanto a chi sta al governo. A me non interessa fare il controcanto a Salvini tutti i giorni. Io penso che noi dobbiamo prendere sul serio, se l'analisi che abbiamo fatto del voto è quella che abbiamo fatto qui, quella parte di italiani che si sono sentiti poco conosciuti, poco riconosciuti, poco ascoltati e ai quali abbiamo dato delle risposte parziali che forse non funzionano perfettamente, che forse non funzionano perfettamente. Quindi noi, proprio perché le abbiamo fatte noi, tardivamente, parzialmente, eccetera, dobbiamo andare a vedere come hanno funzionato. Quindi il primo errore, una lettura eccessivamente ottimista della globalizzazione e una fiducia cieca che la ripresa avrebbe fatto alzare tutte le barche. Si alza l'acqua, tutte le barche si muovono. Non è stato così. Questo è purtroppo un'analisi, come dire, che è prevalso nella sinistra in Europa e nel mondo più a lungo, non è solo un problema italiano, ma le diseguaglianze sono effettivamente aumentate, segno che non basta la ripresa per colmare le diseguaglianze. Secondo errore, non era proprio necessario litigare con tutte le forze sociali. Ecco, la concertazione, l'ho detto prima, ha avuto i suoi limiti, ma il litigare per litigare mi sembra che sia stato giocato su un piano politico un po' strumentale. Io lo dico così, la sinistra ha avuto nel tempo, diciamo, a volte il difetto di mettersi la maglietta della conservazione, no? Cioè, che cosa faceva la sinistra? Difendeva l'esistente. Ma in un momento in cui cambia tutto, perché ci sono i lavori precari, perché c'è il lavoratore a tempo indeterminato che però a suo modo è precario, ok? In un momento in cui cambia tutto, se la sinistra si mette la maglietta di conservare le tutele esistenti, perde per definizione, diciamo così, ok? Da qui a dire che le forze economiche e i sindacati sono tout court rappresentativi della conservazione, secondo me ce ne corre, eh? E noi abbiamo invece purtroppo dentro, diciamo, l'idea di scardinare un sistema che certamente ha anche delle sacche di conservatorismo, eh? Perché quando si va a cambiare nella pubblica amministrazione, nella scuola, ovunque, e chi fa il sindacalista lo sa, diciamo, anche se fate finta a volte di non saperlo, però quando si va a cambiare c'è sempre una resistenza, e queste resistenze a volte sono anche immotivate, perché magari il cambiamento può produrre un modo migliore di lavorare, un modo più, no, interessante, un modo... Però talmente la paura di perdere qualcosa che la resistenza nel cambiamento c'è sempre. Ma, ripeto, da qui a dire che il sindacato, le forze economiche, le forze sociali sono espressione solo della, come dire, di un atteggiamento conservatore e di un atteggiamento che tende a proteggere le rendite di posizione, questo credo sia stato sbagliato e ha impedito di fare un patto per la trasformazione. Noi abbiamo innescato molti processi di cambiamento, ma quei processi di cambiamento, se non vengono assunti da chi sta in quei luoghi,
penso appunto alla pubblica amministrazione, penso alla scuola, penso al sistema sanitario, penso a tutti i mondi dove non basta fare una legge, anche la migliore possibile, a volte non l'abbiamo magari scritta bene, ma anche la migliore delle leggi possibili non è sufficiente da sola. Noi già una volta abbiamo pagato un prezzo, vi ricordate il riformismo dall'alto, no? Cioè l'idea che bastasse far piombare, precipitare delle riforme senza avere nella società alleanze sufficienti per far funzionare quelle riforme. E io penso che abbiamo commesso quindi un errore nel rompere, come dire, nel rifiutare un terreno di dialogo sociale che solo verso la fine della legislatura, no? Penso al rinnovo dei contratti, penso, cioè ci sono state delle innovazioni verso la fine della legislatura, ma probabilmente insufficienti a farci recuperare un dialogo e una fiducia. Terzo elemento di errore soggettivo, io che, non, che proprio è per noi, non è per gli altri, è la disattenzione verso le forme dell'organizzazione della politica. Noi non abbiamo visto che la crisi della rappresentanza ci chiedeva anche di organizzare diversamente un partito. Dove, come, siamo caduti anche noi un po' nella trappola della disintermediazione e abbiamo scelto, ancora adesso lo stiamo vivendo questo problema, abbiamo scelto di concentrare la nostra attenzione sulla leadership. Ora, la leadership non è da sola sufficiente a far crescere una forza politica che voglia essere, come dire, radicata nella società. La leadership può esserci, può avere la sua, come dire, la sua apoteosi, ma nel momento in cui finisce quella leadership o entra in crisi quella leadership, rischia di entrare in crisi il soggetto politico che si è identificato con quella leadership. È successo ad altri prima che a noi. Lui l'ha detto, io no? Noi non possiamo correre questo, cioè noi questo rischio lo abbiamo corso, anzi lo stiamo già di nuovo correndo. Perché? Perché la domanda che ci viene fatta è: ma adesso quale leader scegliete? Viva Dio, ma prima di tutto fateci decidere che cosa vogliamo essere, a chi vogliamo essere utili, qual è il senso di comunità che dobbiamo, come dire, costruire nel... Perché altrimenti, se ripartiamo con la leadership, non ce la facciamo. Allora, tre errori e le tre piste che considero conseguenti. Riprendiamo la ricerca. Oggi c'è un bell'articolo di Magatti che ci offre sempre molti spunti sul Corriere della Sera, che dice: la sfida per la politica, se non vuole soccombere al populismo, è... lui dice difendere le proprie comunità. A me piace più la parola proteggere, però insomma, se non lo vogliamo lasciare in mano ai populisti, questo tema lo dobbiamo assumere noi, e se lo dobbiamo assumere noi dobbiamo riconoscere i più deboli e indicare delle soluzioni praticabili. Qui c'è quel ricostruire il senso di una comunità. Perché ha ragione Carlo, cioè siamo di fronte a dei cortocircuiti terribili, dal vicinato che si litigano, anche io anche nel mio condominio si litiga tanto per i secchi dell'immondizia, è una cosa terribile, e si litiga, cioè il problema è la conflittualità diffusa delle nostre comunità. Noi dobbiamo ricostruire un senso di comunità. Secondo, dialogo sociale, e non dico altro. Terzo, innovare il campo progressista e l'idea di partito. Qui butto davvero un amo che non so sviluppare. Siamo sicuri che il PD debba fermarsi all'idea dell'adesione individuale? O non è invece il momento di ricominciare a pensare una forma federativa dove ci si lega a un partito, anche perché si è un'associazione, perché si è un comitato, perché si è... Cioè siamo sicuri che l'unico modo per organizzare un campo progressista, prima Petrarca diceva chi può fare questo lavoro, solo il PD lo può fare, e io sono d'accordo, ma il PD come lo fa? Penso che il PD lo possa fare se dal dialogo sociale anche ripensiamo la forma partito, per esempio introducendo delle
dei sistemi di federazione, no? Ci si può federare a un partito, si può aderire collettivamente a un partito? Secondo me sì, se c'è un comitato che fa volontariato in un quartiere può aderire al PD, no, non è così, cioè nello statuto non è vietatissimo, però lo dico come pista di ricerca, perché ricreare il senso della comunità e collegarlo alla vita di un partito politico che deve ricostruire l'identità e un'area riformista più ampia, credo che corrisponda anche alla necessità di nuovi strumenti organizzativi. Io mi fermo qui perché sono le 8. Grazie, prima di uscire vi do appuntamento per i prossimi incontri. Vi sarà un incontro sempre in questo luogo lunedì 2 luglio alle 18 dal titolo Verso il congresso per un partito democratico protagonista, e lunedì 9 luglio o sempre alle 18 il PD e l'impegno per il paese. Poi riceverete evidentemente tutti gli inviti. Grazie davvero a tutti.